Il Milan tornerà in Champions dopo 7 anni dall'ultima volta, quando nel 2014 venne eliminato dalla competizione dall'Atletico Madrid. In questi anni, varie volte abbiamo provato a riconquistare l'accesso alla massima competizione europea, ma mai ce l'abbiamo fatta. E di conseguenza, il prossimo anno torneremo in Champions dopo davvero tanto tempo. Tant'è che molti dei nostri giocatori faranno il loro esordio assoluto in tale competizione. Ed è proprio per questo che non sappiamo cosa aspettarci dalla prossima Champions. Al di là dei rischi potenziali derivanti dai gironi, e se vi interessa l'argomento, vi lascio il video che ho fatto a tema, come se la caveranno i ragazzi dopo essere stati così tanto lontano dalla manifestazione. Cosa faranno? Ovviamente è impossibile dirlo, anche perché nessuno di quei ragazzi c'era 7 anni fa. Quindi è impossibile dire che cosa accadrà. Ma per provare quantomeno a farci un'idea, ho pensato di dare un occhio alle altre squadre italiane che negli ultimi anni si sono qualificate, per vedere come hanno reagito all'impatto con la più difficile competizione calcistica al mondo. Quindi vediamo un po' cosa hanno fatto le italiane al loro ritorno in Champions dopo diverso tempo. Avrei potuto andare indietro di un secolo, ma per ora sono solamente partito dagli ultimi 10 anni. Dunque, partiamo dal lontano 2009-2010, l'anno in cui l'Inter vinse il triplete. All'epoca, oltre alla squadra allenata da Mourinho, si qualificarono in Champions la Roma, il Milan allenato da Leonardo e la sorprendente Sampdoria di Cassano e Pazzini, che strappò l'opportunità di giocare i preliminari. La Samp di Pazzini e Cassano beccò il Werder Bremen. Riuscì a portare la partita ai supplementari, ma dovette poi arrendersi. Non riuscì a entrare in Champions. Uscì poi anche dalla fase gironi d'Europa League e dopo aver perso Cassano e Pazzini a gennaio, finì la stagione retrocedendo in Serie B. Insomma, non andò proprio esattamente come sperato. L'anno successivo si qualificarono direttamente alla Champions Milan e Inter, che erano abituate ad andarci, ma con loro ci furono due new entry: il Napoli, che tornò a calcare i grandi campi d'Europa dopo 20 anni esatti, e l'Udinese, che riuscì a qualificarsi dopo 5 anni dall'ultima volta. Il Napoli fece abbastanza bene, venendo eliminato dal Chelsea, che poi avrebbe vinto la Coppa. L'Udinese invece uscì subito ai playoff, anche se fu parecchio sfigata, visto che si beccò l'Arsenal. Nel 2011-12 non ci furono grandi ritorni in Champions. Stavolta le squadre che si potevano qualificare erano soltanto due, più quella che avrebbe fatto i playoff: Juve, Milan e Udinese. L'Udinese uscì di nuovo ai playoff, mentre la Juve, che non andava in Champions da 3 anni, venne eliminata dal Bayern ai quarti. L'anno dopo, al termine della stagione 2012-2013, si qualificarono Juve, Napoli e Milan, dunque tutte squadre che avevano già giocato la Champions negli anni precedenti. Tuttavia, non sarebbe andato avanti per molto. Infatti, quella fu la nostra ultima qualificazione fino allo scorso anno, e appunto nel 2014 giocammo la nostra ultima partita per anni e anni. Nel 2013-2014, col Milan che era ormai uscito di scena, fu la Roma a diventare una presenza abituale nelle parti altissime della classifica. E qualificatasi dopo 4 anni, un bel po' di tempo, uscì poi ai gironi. Finì nel girone di Manchester City e Bayern Monaco, e con i bavaresi persero 7-1. L'anno dopo, al terzo posto ci arrivò la Lazio, dietro all'onnipresente Juve e alla Roma. I biancocelesti, che tornarono a vedere la Champions dopo 8 anni, quindi quasi come noi ora, uscirono però ai preliminari contro il Bayer Leverkusen, e tra l'altro in quella partita segnò Calhanoglu, e lo ricordo giusto per farvi mettere dislike. Evidentemente, per la Roma e per la Lazio, ma anche per l'Udinese qualche stagione prima, la mancata esperienza si era fatta sentire. La stagione successiva, al termine del 2015-2016, la Lazio non riuscì a centrare una nuova qualificazione. Juve e Napoli conquistarono l'accesso diretto, la Roma arrivò terza e andò ai playoff, perse con il Porto e stavolta segnò André Silva. La stagione dopo si qualificarono di nuovo Juve, Roma e Napoli, e tutte e tre andarono ai gironi. La Roma arrivò poi quasi in finale, fermata soltanto dal Liverpool, quindi comunque accumulare esperienza stava servendo. Dal termine della stagione 2017-2018 poi, tornarono a essere quattro le squadre italiane che avevano diritto ad accedere alla Champions, e stavolta senza neanche dover giocare i tanto odiati playoff che nel corso del tempo ci avevano privato quasi costantemente di una squadra all'anno. Alla fine di quel campionato, le quattro che andarono in Champions furono le ormai solite Juve, Roma e Napoli, a cui stavolta si aggiunse l'Inter, che riuscì a tornarci dopo 6 anni. L'anno successivo, al ritorno in Champions dopo più di un lustro, la squadra allenata da Spalletti uscì ai gironi, così come poi avrebbe fatto anche nei 2 anni successivi con Conte. 2 anni fa si qualificarono Juve, Napoli, Inter e stavolta Atalanta, al suo esordio assoluto nella competizione. A differenza delle altre squadre fin qui citate, la squadra di Gasperini riuscì ad ambientarsi quasi subito alla Champions, anche se all'inizio fece un po' di fatica. E nonostante l'inesperienza dei giocatori, della società e dell'allenatore, arrivarono fino ai quarti e a pochissimi minuti dalla semifinale, nella Final Eight di Lisbona, uscirono subendo 2 gol oltre il 90° contro il Paris Saint-Germain, buttando via la possibilità di fare la storia. C'è poi stata l'ultima edizione della Champions, a cui hanno partecipato Juve, Inter, Atalanta e Lazio, che finalmente riuscì a qualificarsi ai gironi dopo ben 13 anni, visto che si era qualificata ai playoff, ma non riuscì a superare il Bayer Leverkusen nel 2015. E dopo tutti questi anni, com'è nata l'avventura di biancocelesti? Bene, ma non benissimo. Hanno superato un girone abbastanza ostico, giocando contro Borussia, Zenit e Bruges, ma agli ottavi hanno pescato quella che all'epoca era forse la squadra più forte d'Europa, il Bayern Monaco. Sono stati spazzati via. Insomma, in questo caos di date, di numeri, di classifiche, probabilmente vi siete persi e forse mi sono perso anch'io. Se sono riuscito a spiegarmi fin qui, e se voi siete resistiti fino a questo punto del video, vi sarete accorti quanto sia complicato per le squadre italiane tornare in Champions anche solo dopo 3 anni di assenza. Noi torneremo dopo 7 stagioni e di quella squadra non c'è più nessuno. Per giocatori come Calabria, Kessié, Tonali e Salmakers, questo sarà l'esordio assoluto in Champions League. L'esperienza in generale non è molta, anche se abbiamo Ibra che ha giocato un'infinità di volte quella competizione. Abbiamo Theo e Giroud che l'hanno vinta, anche se non proprio da protagonisti. Sicuramente
Sicuramente giocare la Champions per la prima volta non è facile, ma probabilmente non lo è mai, nemmeno alla centesima. Squadre come l'Atalanta sono riuscite a fare un percorso bellissimo, anche se non c'erano mai state prima. L'Inter sono 3 anni che non passa i gironi, nonostante lo squadrone che hanno. Prevedere cosa accadrà in Champions è impossibile, e forse neanche il passato può darci una mano, perché comunque la Champions è la competizione dell'imprevedibilità. Se è vero che quasi nessuno riesce a fare bene al primo colpo, chissà che noi, non possiamo rompere questa maledizione. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo video. Se vi va lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!